TSS dovrebbe essere con noi, Raffaele Bocchetti. Ciao Raffaele, ben trovato. Ciao, ci sono. Ciao, buon venerdì. Con te, formazione, lavoro. Oggi parliamo alle aziende, parliamo di figure professionali che servono alle aziende, soprattutto come trovare le persone di riferimento giuste che poi magari servono realmente alla nostra attività. Come può esserci d'aiuto TSS in questo, Raffaele? Allora, noi ovviamente questa è un'attività che noi svolgiamo e posso iniziare a dirti che cercare di trovare figure professionali adatte non è un lavoro semplice. Pensa che in Italia si parla di mismatch, cioè di divario tra domanda e offerta di lavoro. Nel 2020 ci sono state 355.000 posizioni lavorative aperte da parte delle aziende che non hanno trovato candidati. Certo. Quindi la prima cosa che suggeriamo è di individuare le caratteristiche del profilo ricercato in termini di capacità tecniche, ma anche di competenze caratteriali, organizzative e relazionali che, diciamo, ogni persona deve possedere. Quindi poi concretamente quali sono i primi passi da compiere? Beh, innanzitutto il primo step è capire se hai necessità effettiva di questa figura professionale. Poi avere un team, dedicare un team di persone, normalmente c'è un HR manager o comunque delle persone che si occupano di risorse umane, e avviare quella che è la vera e propria ricerca all'interno di tutti quelli che poi sono i canali che normalmente sono digitali. Dalla ricerca poi sui canali digitali ottieni le candidature e da lì c'è da fare lo screening delle candidature, che è un'attività un bel po' lunghetta, diciamo, cioè non un'attività così semplice. Ma ci sono dei consigli, cioè quando si ha un mappazzone di mail, per intenderci, come fare la scrematura? Purtroppo allora esistono due scuole di pensiero. Insomma, la prima è quella di dotarsi di software che normalmente permettono proprio di analizzare velocemente le applications basandosi su un sistema di parole chiave tipo Google, in pratica, però hai un software interno. La seconda è leggere i CV, ogni singolo CV di ogni candidato, cercando velocemente innanzitutto le parole chiave.